Ciao a tutte, dolcezze! Allora, quest'oggi finalmente un nuovo video. Ogni volta che faccio un video dico sempre finalmente, ma già lo sapete. Quest'oggi voglio fare il video sui prodotti che ho acquistato in tutto il mese di marzo. Non ho fatto grandissimi acquisti, anche perché c'è stato di mezzo Pasqua, per cui ho speso anche per fare dei pensierini, dei regalini appunto per Pasqua. E poi sto mettendo un pochettino di soldi da parte per fare un ordine. Che poi ovviamente vedrete. Alcune cose mi devono ancora arrivare perché io feci tipo un mese e mezzo fa un ordine su AliExpress prendendo altre cose. Alcune cose mi sono arrivate, infatti ve le farò vedere, le altre ve le farò vedere magari il video o il prossimo. Vediamo un pochettino. Oppure quando già ho accumulato un bel po' di roba. Siccome sto mese non ho fatto grandissime compere, già lo vedete, però poche, però ragazze, ma di sostanza, questo è l'importante. Quindi iniziamo subito, bando alle ciance e partiamo. Allora, i primi acquisti che ho fatto sono stati dai Brochet. Mi è arrivata la cartolina, quindi avevo uno sconto del 40% su due prodotti e ho voluto riprendere innanzitutto questo, che è il gel detergente purificante della linea Pure System, che è uno dei gel detergenti che io amo. Amo in assoluto, rispettivamente ovviamente a quelli che io già ho provato. Lo adoro perché innanzitutto è un gel detergente purificante, appunto all'interno delle microparticelle che una volta che vai a massaggiarle sul viso fanno anche un leggero scrub, succa molto bene, fa quindi anche una sorta di peeling delicato ogni volta che vai a struccarti, quindi favorisce il rinnovo cellulare e per me è ottimo. Costa sulle 10 euro, l'ho pagato sulle 5 euro. E mi piace tantissimo. Un altro prodotto, che è un prodotto novità tra virgolette, è questo prodotto qui. Si tratta di un olio sotto la doccia, l'estratto d'avena per pelli molto secche, senza olio minerale e senza parabeni. Questo è un olio che va utilizzato appunto sotto la doccia dopo che dopo che ci laviamo, ecco, dopo aver utilizzato il bagnoschiuma risciacquato, si va ad applicare un po' di olio, si va a massaggiare sul corpo, fa una leggerissima schiumetta sul bianchiccio, ecco. Dopodiché si va a risciacquare e lascia la pelle molto morbida. Questo è indicato più che altro magari quando in estate non si vuole, o non solo in estate o anche in inverno, quando non si vuole applicare dopo la crema corpo, non si ha tempo, eccetera. Io la utilizzo sia, non la utilizzo da solo da sola, scusate il gioco di parole, ma lo utilizzo soprattutto con la crema dopo, perché avendo io una pelle molto 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 secca, specialmente nella zona delle ginocchia, all'interno coscia, anche dei gomiti, mi serviva qualcosa che andasse a idratare ancora di più, quindi l'ho comprata e vi farò sicuramente sapere. Mi hanno dato dei campioncini, ossia questa crema per il viso, per tutti i tipi di pelle della linea Serum Vegetal. Questa con come si chiama, con il tappino arancione, e poi uno shampoo della linea Reparation senza silicone, appunto per i capelli che dovrebbero essere riparati, ecco, però io ancora non l'ho provato. Dopodiché sono passata alla Lidl e, strano ma vero, ho trovato dei prodottini della linea Sien, quella della linea tipo biologica, a quanto ho capito. Sì, scusate, mi si è fatto un pochettino la confezione bene. E ho voluto prendere questo perché il mio contorno occhi praticamente sta terminando ed è il contorno occhi, il contorno occhi della Sien alla Wild Rose, quindi alla rosa canina, appunto, ed è una crema contorno occhi. L'ho pagata 2 euro, l'inci dovrebbe essere buono. Io però, come sapete, non è che me ne intendo più di tanto, l'inci da questo lato, però voi non riuscirete mai a vederlo, anche perché la fotocamera non mette a fuoco, però va bene. La utilizzerò e vi farò ovviamente sapere. Scusate ragazzi, dei Brochet mi hanno dato anche in omaggio questa sorta di asciugamano, appunto per il viso, una volta che si va a struccare e a detergere la pelle. Quindi questo qui me l'hanno dato in omaggio, di questo color rosa cipria, molto 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 bello. Quindi stavamo dicendo, sì, poi ho voluto acquistare due prodottini. Allora, sono stata al centro commerciale Etnapolis, che si trova a
nelle zone di Paternò, che non sono zone in cui vado a bazzicare perché sono abbastanza lontana da casa mia. E lì da Scarpe Scarpe c'è sia la Essence sia Catrice. Noi ce l'abbiamo Scarpe Scarpe però a Porte di Catania, ma lì c'è solo Essence. Non lo so nemmeno io. E ho voluto acquistare della Catrice un rossetto, questo qui della linea, quella in edizione limitata che ha fatto i rossetti matte opachi, ed è il numero C02 Functionally Forms Powdery Lips. Vabbè, comunque questo colore che è una sorta di rosa corallo, molto 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 bello. Adesso io ve la swatcho. Vedete? Ha un colore comunque sia molto pieno ed è un colore prettamente appunto estivo, primaverile. Una cosa che mi era molto interessata della linea Wake Up Spring era questo eyeliner in penna. Ora di questa linea c'erano tipo dei matitoni, delle palettine occhi, un blush, un pennello abbastanza anche carino tipo per il contouring, però non lo so, non ero ispirata quel giorno, però volevo provare assolutamente questo eyeliner in penna bianco perché avevo sentito parlare dell'eyeliner, quello di NYX, quello di Lancôme che però costa una fucilata, quindi ero molto curiosa di provare un eyeliner bianco sul mio occhio. Questo costava 2,49 euro, quindi ho detto proviamolo e l'ho presa nella colorazione 02 Let's the Spring Begin. E praticamente si presenta così fatto a penna. Vedete la punta sporca perché già l'ho utilizzato. Questo è lo swatch. Già come potete vedere dallo swatch non lascia un tratto molto omogeneo, specialmente se al di sotto avete degli ombretti anche abbastanza coloratini. Per 2,50 euro sì, non, cioè io l'ho provata, non mi fa impazzire, ecco, sono sincera, sicuramente quella di NYX sarà più performante. Mi piaceva l'idea, era carina, anche perché per 2,50 euro assolutamente si poteva fare, però non è il massimo, ecco. Poi bene, supermercato Deco Superstore che si sono aperti molti punti vendita nell'Ateneo, ho preso queste salviettine struccanti per occhi, labbra e viso della Nivea 3 in 1 rinfrescanti per pelli da normali a miste. Ecco, questa l'ho presa a 1,39 euro perché sono senza salviettine, quindi mi ritrovavo là e le ho prese. Lo so che la mia non ha un ottimo inci, però poco mi importa. Ah, e un prodottino che ho acquistato dal Kiko, appunto, l'ho acquistato proprio a inizio mese insieme agli acquistini che ho fatto da Yves Rocher, ed è stato un prodotto della linea quella Campus, quella tipo il Campus americano, di cui mi aveva parlato anche Saretta Sara, un bacio tesoro, e praticamente lei mi consigliò di acquistare il mascara e appunto l'ho presi. E si tratta del Pump It Up Volume and Curl Mascara. Il packaging è molto finicchio, ragazze, molto 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 bello. Io ho preso la colorazione black, quindi nera. Il packaging è bellissimo, è questo color rosa, rosa, sono daltonica, questo color bianco bellissimo, però io ancora non l'ho aperto. Lo scovolino dovrebbe essere tutto fatto nell'elastomero, diciamo un pochettino ellittico, no, che gira. È anche abbastanza piccolo e un po' cicciottino, però non ve lo apro perché ne ho un bel po' aperti e non ne voglio consumare tanti. Ah, vi dico quanto mi è venuto, perché dovrei avere lo scontrino. Ok, l'ho pagato 6,20 euro in sconto, perché se non sbaglio era 8,90 euro. E poi che cosa ho preso? Ah sì, sono stata all'OVS, quello che c'è da Cigale vicino all'Eurospin in Viale Cristoforo Colombo, ragazzi, per chi fosse la mia zona, capite? E sono stata appunto da OVS, ormai danno le bustine di sciacca, quelle piccoline, e ho preso della bigiotteria da appunto Mickey London, che era tutta in promozione quel giorno a 2 euro.
Quindi ragazze, capite bene che non potevo non lasciare lì quelle cose. E innanzitutto ho preso questo braccialetto che sto indossando, che è un braccialetto che sto indossando praticamente da quando ho comprato. Mi piace tantissimo con tutti questi tipo Swarovski, che probabilmente non sono Swarovski, queste pietrine che vanno dal bianco al rosa più chiaro, al violetto, al viola più scuro, con la mia iniziale, appunto con la N. Questa praticamente costava, ve lo dico subito, 6,99 e l'ho pagata 2 euro. E praticamente questa qui era il cartoncino dove c'è scritto N positive, imaginative and sensual. Imaginative magari sì. Poi ho voluto acquistare una collanina, anzi due collanine. Una collanina, una con la nonna come al mio solito. Oh mio Dio, mi è caduta. Si presenta così, è una collanina semplice, col ciondolo abbastanza semplice, però molto riflettente. Vedete, fa tipo queste tutte le colorazioni dell'arcobaleno, molto 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 carina. E questa anche come punto luce, magari quando avete un vestito importante o non volete esagerare appunto con la bigiotteria, è davvero perfetta, mi piace davvero tanto. E appena l'ho vista ho detto no, questa deve essere mia assolutamente. Vi faccio rivedere, cioè, vedete che luce meravigliosa. E invece di 8,99, quindi 9 euro, l'ho pagata appunto 2 euro. Ed infine, dulcis in fundo, ho voluto prendere questa collana, cioè vedete è enorme, è bellissima. È una collana comunque sia rigida con queste due parti mobili, con le parti esterne mobili, ed è praticamente tutta con questi micro brillantini applicati, molto 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 bella. Questa l'ho pagata 2,10 euro mi pare, invece di 14,99 euro. Quindi capite bene che questi, praticamente io ho speso 6 euro, invece di 15 più 9 più 7, fatevi un conto, ora non ci penso, però invece di 32, 33 euro, una cosa del genere, è assolutamente the cool. Poi, cos'altro ho preso? Ah sì, un prodotto invece di trucco, ne ho acquistati pochi questo mese. Brava Nelly. E mi è stato regalato dal mio fidanzato per Pasqua e ho scelto questo. Praticamente c'era un'offerta alla Coin del 20% sui trucchi e ho voluto regalato questo blush di appunto MAC, che si chiama Peach o Peach, che a quanto pare dovrebbe essere abbastanza famoso questo blush, boh, non ne ho la più pallida idea. Ed è questo qui, è molto molto bello, vi faccio anche vedere. Già l'ho utilizzato per Pasqua, appunto. E questo color rosa pescato, molto molto carino, e dà un bel effetto salute alle guance. Questo l'ha pagato invece di 24 euro sulle 19 euro ed è molto 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 carino. Poi sì, vi faccio vedere degli acquistini che io ho fatto da Astra in questo negozio che si trova ai portali, che si chiama Carina, vende bigiotteria varia e alcuni pezzi di Astra, un bel po' di pezzi. Io ho voluto prendere tre prodotti. Allora, per quanto riguarda la bigiotteria, ho voluto prendere questo paio di orecchini molto 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 belli, questo pretende questo pezzone proprio di pietra multisfaccettata con questi brillantini sotto. E questa praticamente invece di 7,90 euro l'ho pagata solo 3 euro perché era in sconto. Poi ho voluto prendere appunto due prodottini della Astra. Allora, il primo prodottino si tratta di un lip stilo 18 Hours. Io questo rossetto già ve lo feci vedere, non in questa colorazione appunto, ma in un'altra. Io ero indecisa all'epoca tra quella colorazione e questa. All'inizio ho preso solo quella solo per provare, però siccome mi sono trovata talmente bene da volerne prendere un'altra. E questa è la colorazione numero 11, che è questo color appunto nude, mattone, molto 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 bello, molto scrivente, molto cremoso. Non è opaco perché non è opaco, però ha un effetto tipo i satin della MAC. Comunque sia colore pieno, abbastanza diciamo non lucidi, però non opachi, però a lunghissima durata. Io questi li sto adorando e l'ho pagato solo, se non sbaglio, 3,90 euro, quindi
assolutamente ve lo consiglio. Ho questo 4 euro, quello 3,90, comunque mi ricordo sempre sulle 4 euro tutte e due. E poi ho voluto prendere questa, la Terga, si chiama Bronze Skin Powder nella colorazione numero 14. Eccola qui. Vi faccio vedere prima che mi casca. Ok, questa è la Terga. Fagli un discreto profumo. Ed è questa qui. Ovviamente è del tutto opaca, matte. Ce n'erano di diverse. C'era quella satinata, quella glitterata, e poi c'erano queste qua totalmente opache. Io ho voluto prendere questa, ancora non l'ho provata, quindi ovviamente vi dirò non appena la provo. Questa appunto l'ho pagato 4,90 euro. Volevo provare altri prodotti dell'Astra, però piano piano li proverò, anche perché costano poco, sono comunque sia la maggior parte abbastanza validi, quindi a secondo me ne vale la pena. Poi sono prodotti made in Italy, perché appunto dietro c'è scritto Made in Italy, quindi il Made in Italy ci piace. E infine, dulcis in fundo, ho fatto appunto gli acquisti su AliExpress. Mi è arrivato il pacchetto così, cioè ragazzi, è la prima volta che da AliExpress mi arriva un pacco pulito così, cioè alcuni erano tipo fatti un po' di terga, no? Invece questo mi è arrivato totalmente pulito. Ah, a proposito, prima che mi dimentico, sempre da VS, siccome c'era il 30% di sconto, ho acquistato questo pennello della Wet n Wild pagandolo, mi ricordo, 2,70 euro. Quindi questo qui. Quindi da AliExpress ho acquistato questi tre pennelli simil Sigma, ok, questi qua, che come gli altri, vi faccio vedere, c'è scritto Sigma e tutto. Allora, ho preso il Light Shading E55. Appunto, vedete, fatto così. Questo è nella tipo versione rose gold, fatto così con la scritta, però dietro c'è questa scritta qui che non riesco appunto a capire, ed è un pennello semplice per ombretto. Li ho pagati tutti 1,66 euro, quindi ragazze, facciamoci due conti. Quindi questo qui è l'E55. Poi ho voluto acquistare questo che si chiama Flat Definer ed è il numero E15. Qualora vi interessasse, ragazze, metterò il link giù, fatemelo sapere. Ed è fatto, vedete, così, con questo pennello appunto tagliato orizzontalmente per appunto fare dei lavori di precisione nella lima inferiore e esterna. Io questo tipo di pennello l'ho visto tantissimo nel canale di Jacqueline Lin, non mi ricordo, comunque una famosissima, e appunto l'ho voluto prendere per questo. E poi ho preso il Sigma Eyeliner E05, che comunque sia è un pennello abbastanza, voglio dire, non è mobilissimo, ecco, ed è così. Sempre 1,66 euro. Mi è arrivato in un mesetto e qualche giorno, nessun tipo di problema, tranne che non ho potuto, poi all'ultimo il tracking si è avviato, però sono rimasta molto contenta. E quindi nulla ragazze, questo è tutto per quanto riguarda gli acquisti che ho fatto nel mese di marzo. Spero ragazze che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile, che i prodotti vi siano piaciuti. Fatemi sapere nei commentini se avete qualche domanda, se volete vedere un prodotto piuttosto che un altro in azione in qualche GetReady, eccetera. Se vi è piaciuto il video non vi dimenticate di mettere un bel mi piace e di iscrivervi al canale se non siete iscritte. Io vi mando davvero tantissimi bacioni, giù nel box informazioni trovate tutti i link di Instagram e di Facebook, mi raccomando seguitemi anche lì. E nulla ragazze, fatemi sapere come vi dicevo nei commenti. Bacioni e ci vediamo al prossimo video. Ciao!